Ciao a tutti, questo alle mie spalle è un Sambucus nigra, chiamato comunemente Sambuco. È una delle prime piante a fiorire durante la primavera e lo riconosciamo da questi ampi fiori di color bianco. Ha un profumo davvero caratteristico. Questo è dovuto all'olio essenziale che è contenuto nei fiori, che regala un aroma che si sente proprio passando davanti all'albero. Sambucus viene dal greco che sta a significare strumento musicale, perché i rami, i cavi venivano utilizzati per fare dei flauti. L'uso del sambuco è davvero parte dalla notte dei tempi, infatti in alcuni siti neolitici sono stati ritrovati degli ammassi di frutti di sambuco che venivano utilizzati per fare delle bevande fermentate. In fitoterapia viene utilizzata gran parte della pianta del sambuco. Quella che andiamo a utilizzare per fare i preparati erboristici è chiamata droga, non nel senso comune del termine, ma sta a indicare dal punto di vista farmaceutico la parte della pianta dove è presente in maggior quantità il principio attivo che mi interessa per avere poi l'azione benefica o medicamentosa. Nel caso del sambuco utilizziamo sia i fiori che la corteccia dei rami e anche i frutti, che verranno subito dopo i fiori naturalmente. I fiori contengono olio essenziale che ha questo caratteristico odore tipico del sambuco e va a profumare anche lo sciroppo. Quello che sentite sottofondo è un altro fiore molto particolare che si chiama Flora, che ci accompagna nei nostri video erboristici. E, inoltre il fiore di sambuco è ricco di flavonoidi, che sono delle sostanze ad azione antinfiammatoria. Tra i flavonoidi presenti nei fiori di sambuco c'è la rutina, l'isoquercitrina, la quercitrina, e queste sostanze sono fondamentali per l'uso del sambuco, che è quello diaforetico. Diaforetico significa che lo utilizziamo quando abbiamo degli stati febbrosi per abbassare la temperatura corporea e favorire il drenaggio, cioè la fuoriuscita dei liquidi in modo da abbassare la temperatura. È per questo che durante la febbre, durante gli stati febbrili, c'è l'indicazione di bere molto, perché il drenaggio aiuta proprio il risciacquo dell'azione per favorire l'azione antinfiammatoria che mi va a togliere lo stato febbroso. Il sambuco è un valido alleato e l'estrazione di fiori si può fare o attraverso l'infuso al 5% di fiori di sambuco secchi, quindi significa che in una tazza da 200 ml di acqua vado a mettere 10 g di fiori di sambuco essiccati. Posso essiccarli da me prendendo il fiore e staccandolo qua a livello del peduncolo e mettendolo poi in un ambiente fresco, areggiato e avvolto in un panno in modo da proteggerlo dalla luce finché non si sono essiccati. Come capire se ho essiccato bene i miei fiori? Sicuramente non dovranno avere muffe. Se hanno preso un colore nero di ossidazione, sicuramente l'essiccazione non l'ho fatta nel migliore dei modi. In generale dovrebbero scurirsi un po' i fiori, cercare di mantenere il più possibile il loro odore e non avere quindi un aspetto ossidato o comunque tendente alla formazione di muffe e altri composti che non sono poi benefici per l'infuso. Un altro uso interessante è quello dei frutti di sambuco, con cui si fanno comunemente delle marmellate. Vanno raccolti quando sono belli maturi e lo capisco quando la bacca è quasi un po' acciaccata, rugosa, perché se la prendo che non è completamente matura posso avere delle problematiche intestinali, anche degli sfoghi diarroici, in quanto i frutti contengono dei composti che vanno poi a comporre l'acido cianidrico. Non sono tossici tanto da essere mortali, però possono causarmi delle problematiche intestinali, quindi una buona indicazione è raccoglierli quando sono rugosi, ripeto. Il sambuco è una pianta abbastanza riconoscibile una volta individuato il fiore. Posso confonderlo con un'altra varietà di sambuco che si chiama Sambucus ebulus, anche detto ebbio, o sambuco fetido. Lo riconosco dal fatto che non raggiunge mai l'altezza di una pianta come questo sambuco, ma rimane sempre dal portamento arbustivo. I fiori sono simili ma di dimensioni più piccole e inoltre si chiama sambuco fetido l'altro proprio perché ha un odore fetido e non profumato come questo sambuco. Un altro metodo di riconoscimento si ha dalle foglie. Queste del Sambucus nigra sono delle foglie che sono poste a due, composte da 7 foglioline con margine dentato e hanno una forma ellittica. Invece quelle dell'altro sambuco, l'ebbio, il sambuco fetido, sono delle foglie impari pennate dalla forma lanceolata. Dalla foglia posso riconoscere questi due tipi di sambuco e un altro tratto distintivo è sicuramente l'odore.